docente di linguistica e glottologia alla LUMSA di Roma. E questa traduzione, che non è una traduzione, è un adattamento, da Roma è arrivata a Recanati, da Recanati è arrivata a Cordoba in Argentina, e venerdì, non ieri, l'altro venerdì, di notte è arrivata a me a Quando ci Giuliano. mette a arrivare? Io sono rimasto folgorato e siccome questi sono i briganti, la voglio condividere con voi. Basta chiacchiere. Ma chi l'ha scritta questa traduzione? Paolo Martino, docente di linguistica e glottologia alla LUMSA e Università Cattolica di Roma. Maria la leggerà in italiano, io ve la leggo in napoletano, napolitano. Vai. L'infinito. Che lo chiamo Sempre caro mi fu il primo colle e quella siepe che da tanta parte nell'ultimo orizzonte guarda e l'ha tenuto sempre nel tuo cuore, stupizza in tutta agnella solitaria, e sta la moglie tragica che è nuda, e manda giù una cosa di sciomata. Ma sedendo e mirando in determinati spazi di data quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo, ove per poco il cuore non si spaura. Ma sino a 7:15 io fiuto una lontananza da lontana fina, un silenzio che mai nessuno ha visto, una pace di Dio che manca in paradiso, troppo da poco, quasi fa paura. E come il vento odo strumento a queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovviene l'eterno e le morte stagioni, e la presente è viva e il suono di lei. E quando lei avvisa a Stiffione, che lo silenzio è una veloce capizza, questa voce dovente si conferma e mi venne a mente in cosa eterna. Zio non credo che la si sia perduta e pensa che niente e ne sente l'eco. Così tra questa immensità si annega il pensiero mio e naufragando il dolce in questo mare. E con pensiero rispetto il dolce profumo e dolce luce nella valle profuma.